Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Dopo 11 sedute, il Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano sociosanitario del Piemonte. Cuore del provvedimento la realizzazione di un'unica rete ospedaliera nella quale le strutture verranno riorganizzate in base alle loro specializzazioni, la costituzione di 6 federazioni sovrazonali per la gestione di alcune attività non sanitarie e il rafforzamento del servizio di emergenza del 118. E infine è stata istituita la nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, che comprende gli ospedali San Giovanni Battista, il CTO Maria Adelaide e il Regina Margherita Sant'Anna. Il confronto tra maggioranza e opposizione ha portato all'approvazione di circa 190 emendamenti. Aggiornate le pagine internet del Difensore Civico presenti su www.cr.piemonte.it. Due le importanti novità: la newsletter con la quale il Difensore Civico comunicherà direttamente con i cittadini e le domande frequenti. Antonio Caputo, Difensore Civico della Regione Piemonte. È stato inaugurato di recente un nuovo servizio della Difesa Civica aperto a tutti i cittadini, non solo del Piemonte, ma in generale a tutti coloro che abbiano dei problemi che richiedano la necessità o l'opportunità di un intervento del difensore civico per valorizzare il loro diritto ad una buona amministrazione contro burocrazie, inefficienze e disservizi. Si tratta della newsletter con periodicità quindicinale e naturalmente anche sul sito di risposte preconfezionate, tra virgolette, alle domande più frequenti per facilitare la conoscenza dello strumento del difensore civico. Presentata l'edizione 2012 di Ragazzi in Aula, l'iniziativa che permette ogni anno agli studenti delle scuole superiori del Piemonte di vestire i panni dei consiglieri regionali, realizzando, discutendo ed approvando alcune proposte di legge. Ragazzi in Aula, dal 1998 ad oggi, ha coinvolto 4.100 studenti e per l'edizione del 2012 è prevista, in via sperimentale, la partecipazione dei consigli comunali dei ragazzi. Fino al 29 aprile è visitabile nel Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo la mostra Il fascino borghese della fotografia, politica, costume e società dall'archivio fotografico del Borghese. Sono ancora aperte al pubblico fino al 14 aprile a Palazzo Lascaris 40 anni di notizie, la mostra fotografica sulla storia del periodico di informazione della regione e nelle sale di Piemonte artistico-culturale da moneta unica a unica moneta, 10 anni di euro. Visita guidata per i cittadini a Palazzo Lascaris sabato 14 aprile. Prima della pausa di agosto, la storica sede del Consiglio regionale è visitabile nei sabati 5 maggio, 9 giugno e 7 luglio. Nel corso della visita vengono illustrati il ruolo e funzioni istituzionali del Consiglio e la storia del Palazzo. L'itinerario si conclude nell'aula sotterranea dell'Assemblea regionale. Per prenotare, chiamare lo 011 5757 509. E per questa edizione è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.